Buonasera amici di Antiquitas, buonasera appassionati di archeologia e non solo. 29ª puntata e gran finale di questa bellissima avventura cominciata a settembre, ottobre, adesso non ricordo neppure più con precisione quanto, ma vi ringrazio veramente tutti per averci seguito in questo percorso e per avermi dato anche una bella carica, una bella spinta a portare avanti questa avventura. Questa sera termineremo alla grande, lo farò anche in compagnia del nostro patron, del nostro mega patron che mi condurrà, mi farà compagnia appunto in questa puntata e che ci accompagnerà alla scoperta di tanti personaggi stasera. Sarà un vero e proprio simposio, veramente alla lettera. Iniziamo nel frattempo già a salutare qualcuno dei nostri amici che si sta collegando con noi. Carlo, ciao Carlo, buonasera. Ciao Rosanna, buonasera anche a te, buonasera anche a te Loriana. Bene, cominciamo subito e introduco il mio compagno di avventura di questa sera, che tutti ben conoscete. Ciao Luca, buonasera. Ciao Clementina, grazie dell'invito. Sì, tutti li conoscono perché ormai sto invadendo il video, scusatemi però. Ma dai, ma è cioè, veramente un piacere averti in una trasmissione, in una puntata, è sempre, come dire, un tocco di brio in più. Grazie, è un piacere per me qua, grazie dell'invito. Allora, questa sera parleremo di qualcosa un po' di diverso, no? Qualcosa di nuovo rispetto agli argomenti un po' trattati con Antiquitas, ma chi ci ha seguito lo sa che siamo abituati a parlare non soltanto di archeologia in senso stretto, ma che ci allarghiamo anche a tutti gli altri tipi di arte. Siamo passati dall'arte contemporanea all'arte medievale, al restauro, ai musei e quant'altro. Questa sera tratteremo invece un altro argomento molto, molto, molto particolare. Se ti posso parafrasare, direi c'è qualcosa nell'aria di nuovo, anzi d'antico. È vero. Bellissima, questa è direi che è perfetta. Allora, che dici? Cominciamo subito a introdurre i nostri ospiti? Vai. Scegli tu da chi cominciare. Scelgo io da co cominciare, allora Vai. scelgo uno dei tanti amici che sono collegati stasera, Ettore De Tora. Ciao Ettore. Ciao a Ciao Ettore, tutti. buonasera. Ciao. Benvenuto e Buonasera a grazie tutti. mille per aver accettato il nostro invito. È stato un piacere. Poi con Luca ci conosciamo e so che apprezza questa nostra attività e quindi mi fa doppiamente piacere, soprattutto perché anche gli altri compagni di viaggio stasera sono persone autorevoli e quindi potremmo parlare di questa, chiamiamola arte. Questa attività che noi abbiamo creato dal niente praticamente 16 anni fa, di preciso il 24 maggio del Di, co 2006. di cosa stiamo parlando? Di quale arte stiamo parlando? Stiamo parlando di calligrafia, che oggi appare un po' una cosa un po' strana nell'epoca della comunicazione digitale, nell'epoca di internet. E nell'epoca in cui non si scrive più a mano. Io qualche tempo fa, di recente, dicevo sempre che bisogna porre un riparo a questa tendenza, soprattutto dei ragazzi, dei giovani, degli studenti, di digitare piuttosto che scrivere. Quindi non sanno più la valenza di una penna, della carta, per cui digitano. Ora la cosa si è fatta più tragica perché non digitano nemmeno più, partono i messaggi vocali, per cui non hanno nemmeno più il modo di formulare delle parole e quindi utilizzare la grammatica. Si parla a voce, quindi ci sono i messaggi vocali e uno non si perde nemmeno nel digitare le parole. Quindi è proprio un regresso dei tempi, secondo me. La tecnologia aiuta, però, insomma, fino a questo punto mi sembra Ma troppo. guarda, io mi trovo veramente perfettamente in linea con, purtroppo direi, con quello che stai dicendo, perché sai, magari abituata all'università a prendere appunti, allora
Scrivi. Una volta che smetti magari di studiare in senso stretto, che non è più la necessità, allora utilizzi la tecnologia, utilizzi i vocali e quanta, anche la dettatura per scrivere, cioè neppure più i vocali, no? Proprio la dettatura. E quando poi prendi una penna in mano per scrivere, risulta quasi pesante, risulta difficile. Comincia a essere problematico, sì. Poi esatto. Diciamo che c'è pure quest'uso delle abbreviazioni particolari, no? Quindi si scrive perché X, K. Io confesso che sono diventato disgrafico, non so più scrivere in corsivo e scrivo malissimo anche in stampatello. Diciamo che l'episodio più strano è stato di quel ragazzo che ha scritto Camino col K, e la maestra gliel'ha contestata. Dice: ma come scrivi Camino con la K? Dice: maestra, ma lei l'ha mai visto un camino senza la K? quindi diciamo che ci si gioca pure con le parole, però il fatto è serio, perché io quando ho avuto l'idea di formare questa associazione è stata, e ho avuto parecchi che mi hanno seguito, eravamo 12 nel 2006 quando abbiamo fondato l'associazione, che noi ci chiamavamo quella sporca dozzina, nel senso che avevamo sempre le mani sporche d'inchiostro, per cui ci chiamavamo la sporca dozzina. L'idea era quella di avvicinare molto i giovani, che sono interessati, ma devi trovare sempre dei pretesti per poterli avvicinare. Con Marco Moretti abbiamo fatto un'esperienza in due classi terze elementari, e lì è venuto veramente un lavoro spettacolare, perché i ragazzi ci hanno seguito in maniera stupenda, veramente hanno appreso i nostri suggerimenti e poi li hanno tradotti in pratica, perché hanno scritto in maniera elegante, per bene, delle storie, e da cui poi è venuto fuori anche un libro. Quindi diciamo che se proponi ai giovani queste attività, loro rispondono in maniera positiva. Il problema è che se la scuola dall'inizio degli anni 60 cancella la calligrafia come materia scolastica, piano piano poi si perde tutto. E quindi diciamo l'obiettivo nostro è quello di partire dai giovani. Per adesso non ci siamo ancora riusciti, sono passati 16 anni, ma sono stati pochissimi i giovani che si sono avvicinati alla nostra associazione, molti alla nostra bancarella, quello sì, perché quando andiamo alle feste medievali i ragazzi, soprattutto i bambini, si avvicinano, e poi ve lo fate dire da Marco quello che fa quando vedono Marco che sfodera la penna d'oca, allora lì c'è il massimo dell'attenzione da parte dei ragazzi, perché non hanno mai visto uno strumento del genere utilizzare. Quindi a un certo dove punto dove siete qui in questa foto? Come? Dove siete? Scusami. In questa foto? A Rocca dei Derighi. Noi diciamo che abbiamo calcato parecchio. Siccome ci seguono anche da fuori dalla nostra zona, Rocca dei Derighi è in provincia di Grosseto, allora, che organizza antico. Una manifestazione, si chiama appunto Medioevo nel Borgo, e quindi il Borgo Medioevo si trasforma in un ambiente medievale a tutti gli effetti, dal cibo alle tradizioni, ai giochi e così via. Tutto, completamente. Sembra di entrare nel Medioevo. Come? In che periodo si tiene questa manifestazione? Sempre il primo weekend di agosto, però chiaramente nell'anno scorso, nel due anni fa, per via del Covid, si è tenuto giustamente. Come ci sono anche le zuppe servite nella crosta di pane, per dare un'idea, cioè proprio veramente che meraviglia. Un'intensività totale nel Medioevo, con le posate di legno. Sì, sì, poi molti legumi, piatti proprio tipici del periodo medievale, cucinati poi a quel modo. E Rocca dei Derighi è una delle feste medievali più belle della Toscana, perché proprio si entra nel Medioevo, un po' ti fa rivivere il film di Troisi e Benigni, non ci resta che piangere. Quando un tratto si trova nel 1400. Però non è Frittole e Rocca dei Derighi. Esatto, quasi 1500. Comunque, diciamo che alle feste medievali noi siamo stati in diverse località, in appuntamenti di tipo medievale, ma Rocca dei Derighi è la numero uno, secondo me.
sono state a Castiglione della Pescaia, altre rievocazioni sono state fatte a Grosseto, a Montiano, a Cana, anche diciamo, aspetta, ce ne avevo altre. Mentre ci pensi, Ettore, in realtà tu stai citando Piombino, tu stai citando tutte le località nella provincia di Grosseto, ma voi siete un'eccellenza a livello regionale. A livello regionale siamo i primi, siamo credo gli unici ancora, perché non mi risulta che ci sia ci siano altre associazioni calligrafiche. Ce n'era una. Vengono persone anche da fuori, no? Apposta per fare i vostri corsi e i vostri incontri. Sì, quando abbiamo organizzato corsi a livello superiore sono venuti addirittura dalla Slovenia, sono venuti da Roma, da Trento, da Recanati, da Perugia, e vabbè, da Grosseto, da Livorno, insomma. Ora stiamo facendo, poi magari se parlano un po' pure gli altri, dopo vi racconto l'ultima esperienza, quella che è stata fatta durante il lockdown. Chiaramente non facevamo attività in presenza, per cui ci è venuta un'idea a me e Marco di sollecitare le persone a scrivere una lettera. E una lettera con carta e penna, senza particolari attrezzi di professionali, cioè anche con una semplice penna Bic. L'importante è che doveva essere inviata col francobollo, e lì allora sono arrivate 42 lettere che hanno formato una mostra, e abbiamo fatto una classifica, abbiamo premiato anche alcune persone, i primi tre classificati hanno vinto una penna, la prima addirittura stilografica, e gli altri ora stanno partecipando quest'anno ad un corso gratuito di, diciamo, primo approccio al corsivo, alla calligrafia, al corsivo inglese. E viene uno da Livorno una volta a settimana, uno da Tuscania, provincia di Viterbo. Quindi, Ettore, diciamo, ascolta, allora, questo fatto che quando organizzate comunque questi incontri vengano da ogni dove, vuol dire che, insomma, bisogna pazientare ancora un po', perché l'interesse c'è, e magari risvegliarlo anche nei giovani. E Anastasia Marano, conduttrice di Punto Zip, magari ci dà anche un consiglio per arrivare ai giovani: forse dovreste farlo attraverso il fumetto medievale, rivoluzionando l'iconografia dei supereroi. Potrebbe essere un'idea, visto potrebbe che essere. Comunque i supereroi, i fumetti, insomma i manga e così via, sono sempre di moda tra i giovani. Potrebbe essere un'idea. Sì, potrebbe essere un'idea, certo. Perché no? Ettore, voi avete fatto uno straordinario lavoro su Dante, se non ricordo male. Allora, su Dante, c'è Marco che ci deve parlare di Dante. Marco, chiamiamolo Marco. E allora chiamiamolo subito, assolutamente. Chiamiamolo. Eccoci qua. Ecco Marco. Ciao Marco. Eccomi. Buonasera a tutti. Come state? Buonasera a te. Benissimo. Allora, Marco, parlavamo del lavoro su Dante. Dante, mamma mia, Dante è diciamo il fulcro della nostra civiltà. Ha scritto qualche cosa, la chiamano tutti Divina Commedia. Io la chiamo Bibbia laica, perché è quel libro che raccoglie e racchiude tutti i sentimenti umani, da quelli più pedestri, da quelli più brutti, più cattivi, più impossibili, più esecrandi, fino alle più grandi e eccelse virtù. Guarda Marco, ti do una chicca che aggiungo a quello che tu dici, che è giustissimo. Abbiamo chiuso alle 7:30 una trasmissione con un professore accademico della Crusca, che ha scritto un libro sulle parolacce dell'italiano, e c'è proprio tutta una parte su Dante, proprio sul linguaggio anche di Dante, sì. Colorito. Che ne ha scritta una decina. Sì. Ma belle toste però, proprio roba, non dico da taverna, l'avevamo parlato in taverna, insieme a Bicci Novel, cioè Bicci Donati, Forese, l'amico Forese. E in tutta l'arco della Divina Commedia, in pratica se ne conterebbero, diciamo, una decina. Questo ce l'ha precisato, ce ne ha informato, ce l'ha presentato stasera il Giacomo Moscato,
io e Ettore siamo andati ad una sua conferenza dove io ho fatto una piccola presentazione del, diciamo, lo vogliamo chiamare grande lavoro? Grande nel senso del lungo, sicuramente. Ora, tanto della valenza, poi Guarda, lo il facciamo vedere un valore è quello che po' del si. tuo lavoro, del vostro lavoro. Sicuro, eh? Qui Marco, Ce lo sto volete facendo. descrivere questo lavoro che stiamo vedendo? Sì, qualche cosa mi ricorda, insomma. Chissà. Vero? Allora, guardate, questo è, parliamo soprattutto della, inizialmente della scrittura. La scrittura è una scrittura classificata bastarda, non è un termine offensivo, eh. All'epoca non era offensivo per niente, è una scrittura bastarda su base cancelleresca ed è quella scrittura con cui venivano pubblicati i libri all'epoca, quindi si sta parlando del secondo quarto del 1300 a Firenze, perché la stampa ancora non era stata inventata. I fratelli Gutenberg inventeranno la stampa a caratteri mobili, diciamo circa un secoletto quasi dopo. Ecco. Questo è il canto 26 dell'Inferno, canto di Ulisse, che è uno di quelli che mi piacciono di più. E la decorazione è una decorazione di mia invenzione, nel senso che io sono andato a ricercare elementi da miniatori del 3 del 400, non li ho copiati, ma li ho interpretati, sfrondandoli molto e unendoli magari da un autore all'altro, cioè creando qualche cosa di diverso con mattoni di case diverse. E penso di aver creato qualche cosa. Oltretutto c'è da dire che dell'originalità, cioè io non ho copiato nulla, io ho reinventato e reinterpretato, creando qualcosa che non esiste assolutamente nella iconografia della miniatura. È un bel lavorone, ve lo assicuro, perché parte da uno studio, da l'invenzione di una certa architettura di come realizzare il capolettera. Tutto il resto della decorazione e come incorporarla direttamente nel testo. È un bel lavorone, questo ve lo assicuro. Ma Questo qua. anche, scusami Marco, scusami se ti interrompo, ma anche i Dimmi. colori sono particolari. Dunque, i Sono colori di, hanno una abbiamo. vivacità Sì, no, ti spiego. incredibile. Sì, ti spiego. Dunque, questa è un'opera in evoluzione. Ok. Perché chiaramente non è che un'opera si fa in 10 giorni. Tutti Certo. compri un pochino di colori, ne fa con colore linea. No, allora io ho cominciato i primi canti. Addirittura avevo delle tempere, diciamo, di poco valore, molto buone, però devo dire. Ok. E usavo per le parti dorate, usavo una specie di tempera d'oro. Lo chiamano orone, praticamente ottone, insomma, insieme ad altri leganti, me li fa diventare una cosa pennellabile, molto carina, molto bella. Però da un certo periodo in poi io ho imparato a fare la doratura su pergamena. Allora ho cominciato a utilizzare la foglia d'oro e lì cambia il mondo, veramente. Certo. Perché l'oro, una volta. La foglia d'oro, una volta stesa, la si può brunire e questa diventa uno specchio e riflette la luce su tutti i colori circonvicini. Viene un effetto veramente potente, sinceramente. Sì, ma si vede. Poi, per i colori, mi dicevi, i colori ho cominciato poi a cambiare delle tempere, perché ho cominciato a usare delle tempere. Piano piano di qualità superiore, fino a quando non siamo andati a fare un corso con Francesco Mori, quindi Rosseto, che ci ha insegnato ad utilizzare i colori medievali.
tranne il blu, perché il blu in Medioevo lo facevano con i lapislazzuli. Il lapislazzuli, una pietra dura e costa un botto. Lo sapete voi, signore, quando andate a comprare una collana o un paio di orecchini di lapislazzuli. Ecco, questo Anche veniva nel mondo macinato e antico, insomma, viene a costare una fortuna. A lapislazzolo quel era. punto, sì, a quel punto, scusami, sopperisco con una tempera, una buona tempera, una bella tempera, c'è cioè anche una buona gradazione di colore per il blu. Per il resto, cerco di utilizzare i più possibili colori medievali. Quindi si sta parlando di ossidi, polveri, terre, succhi, lacche, cioè lacche sarebbero la commistione di succhi e terre. O, a questo, sinceramente devo dire che c'è stato anche un salto di qualità nella cromaticità, perché questi colori medievali che noi pensiamo che facessero un po' così alla bella e meglio come veniva, sono dei colori assolutamente stupendi. Hanno una pigmentazione molto forte e tra l'altro, anche questo non guasta, ce ne vogliono pochissimi. Pochissimi, perché sono pigmentati in maniera talmente forte, talmente potente. Io ho delle conchiglie, perché questi vengono messi in conchiglia, le conchiglie delle vongole. Le vongole ci mangiamo tutti i giorni, insomma, no? Ecco, i gusci vanno messi da una parte perché ci si mettono dentro questi colori. E io ho dei colori che sono, per dire, il Brasile. Ho un colore che si chiama Brasile. Brasile perché veniva fatto con la corteccia di un albero che si chiama proprio il Brasile, che non è brasiliano, è indiano, è un albero che cresceva in India. Quindi si conosceva già nel Medioevo e quindi non dopo la scoperta dell'America. Quando i nostri conquistadores andarono in Brasile, trovarono una quantità enorme e infinita di questi alberi del Brasile. E il Brasile si chiama appunto così, per la quantità di alberi di Brasile che c'erano. Ora, questo colore, questo Brasile, dà un colore, un rosso scuro molto brunito, molto forte, perché viene chiamato come il colore della brace, Brasile, Brasile. Ecco, È quello che e questo è vediamo in veramente. questa miniatura? Ma ne basta, certo, ne È lo bastano stesso colore. pochissime, pochissime, pochissimi tocchi in punta di pennello per colorare superfici. Io vado su superfici, per me una superficie notevole comincia a essere già di 4 mm di superficie, insomma, ecco, voglio dire, perché devo andare anche addirittura con le lenti di ingrandimento, dei pennellini talmente sottili, talmente fini, che sembrerebbero tre peli e qualche cosa, insomma, ecco. E poi Allora, soprattutto deve. quanto ci vuole a fare una pagina del genere? Oh, dunque, dividiamola in due. La parte della scrittura, io in genere la faccio, sono tre colonne, ogni canto viene disposto su tre colonne e riesco a farla in un paio di serate. Ecco, un paio di serate vuol dire, diciamo, 6 ore in totale, ecco. Il grosso e il lungo è quello che non mi dà garanzia di un termine fisso per la fine, è la decorazione. Perché prima me la devo inventare, poi mi devo andare a documentare su ciò che vorrei, guardo e mi ispiro a quello che trovo. Non copio, prendo un pezzettino da un miniatore, un altro pezzettino da un altro, li assemblo, li sfrondo, li modifico. Cioè io vado a creare qualche cosa che nella iconografia non esiste, cioè è un capolettera mio. Cioè, se voi guardate il capolettera che ora è in trasmissione, che si vede, questo è una G. E sinceramente una G in questo modo non la si ritrova da nessuna parte. L'ho Questo inventata io, di questo si ne chiama sono G orgoglioso. Moretti.
G. Moretti. E Marco, e Nando Lucci ci dice: quello che hai fatto è perché sei un genio grande. Esagerati, ora insomma, cioè, sono diciamo, un artistino, insomma. Un artista con la maiuscola. Allora, Comunque, quando si parla di inchiostri, il più autorevole a livello nazionale è sicuramente Ernesto, perché lui sicuro. proprio di inchiostri ne capisce molto, molto, Lo molto vogliamo più invitare, di chi ha. Clementina Ernesto? Vai. Direi proprio di sì. Sicuramente ci potrà parlare per Ciao 3 ore sugli inchiostri, Ernesto, Ernesto. buonasera. Ciao a tutti, E buonasera a tutti. il nostro socio onorario, Ernesto, ciao. l'associazione Ernesto Perfetto. Casciato, che è un grande calligrafo e anche artista, giusto Ernesto? Perché tu inventi degli strumenti anche per la scrittura. Sì, diciamo che sono un calligrafo un po' fuori tema, perché normalmente un calligrafo scrive solo, al limite, raramente migna anche qualcosa, però diciamo che io sono una persona estremamente curiosa, quindi ho voluto col tempo impadronirmi di tutta la filiera della scrittura a mano, quindi non solo la calligrafia, diciamo, nelle varie ramificazioni che ha avuto, perché comunque è una storia lunga, veramente lunga, di 2000 anni e più la calligrafia occidentale, quindi è una storia, cioè uno può pensare che ci siano pochi alfabeti, ma noi ne abbiamo circa 25, quindi sono veramente, secondo me, tanti. E quasi nessuno lo sa, che c'è proprio un'abbondantissima ramificazione di stili occidentali. Ma poi c'è proprio tutto il resto che riguarda, insomma, la scrittura, quindi si dice che gli ori del calligrafo sono tre. E quindi sono appunto lo stile, diciamo, le lettere, quindi lo stile a cui ti riferisci, poi gli inchiostri, il supporto, gli strumenti, quindi anche quattro ori, secondo me. E quindi ho voluto impadronirmi per bene di tutte queste cose qua, perché sono estremamente curioso e anche perché, boh, ci provo gusto, cioè trovo interessante farsi tutto da sé, ma anche perché spesso è tutto molto omologato, no? Quindi, cioè, lo stile più o meno è quello, ok? Quindi gli stili, specialmente le minuscole, sono molto codificate, quindi non si può scappare molto. Però tutto quello che è il resto, quindi sia i supporti pergamenacei, ci sono tantissimi supporti in pelle, ma di tanti animali, venivano usati veramente tutti gli animali disponibili per scrivere. E anche gli strumenti, vabbè, gli strumenti ce n'era un po' meno perché c'era il calamo, che è il vostro nome, uno dei più antichi strumenti era il calamo, che è praticamente un segmento di canna opportunamente rifilato, che può essere sia grande che piccola, ma proprio anche piccola, ad avere delle dimensioni come un pennino, e poi successivamente è stato sostituito dalla penna d'oca, che è stato uno strumento utilizzato praticamente quasi per 1000 anni, no? Questo pochi lo sanno, ma la penna d'oca l'abbiamo abbandonata non da tanto, tutto sommato. Quindi è una cosa che pochi sanno. Quindi diciamo che gli strumenti sono stati un po' pochini. Ecco, io ho posto una ho, ho fatto giustizia di questa cosa qua. Non mi sembravano un po' pochi, e Sì. ho voluto dimostrare che effettivamente, perché l'ho detto anche nel mio libro, cioè la calligrafia si basa su un mattone elementare, che è il tratto, il segno, no? Segno calligrafico, più segni mi generano le lettere. Se io vado a interpretare la calligrafia come arte pura, e può diventare veramente una cosa molto bella, anche diventando, adesso Marco ci ha fatto vedere degli splendidi esempi storici, no? Perché il manoscritto era quello che vi ha raccontato Marco, no? E anche per me, per lunghissimo tempo, era solo quello, e l'arte calligrafica si esplicitava in quello che vi ha fatto vedere lui. Quindi calligrafia ai massimi livelli e miniatura espressa alla stessa maniera, perché comunque erano due. Adesso Marco sta facendo una cosa inusuale, perché nel Medioevo erano due figure molto distanti, cioè Sì. lavoravano assieme, ma erano completamente diverse, no? Uno era il miniatore, l'altro era diciamo, il copista. Mentre chiaramente adesso anche a me piace molto fare
la miniatura, quindi apprezzo moltissimo il lavoro di Marco ed è una cosa che veramente ci porta all'arte. È un'altra cosa che volevo dire che è importante, che pochi sanno, tantissimi artisti del passato, non so, per dirne uno molto conosciuto, il Mantegna, nei periodi di Magra faceva il miniatore con la sua bottega, con i suoi ragazzi, no? Perché era di arte, diciamo, dipinta medievale, non abbiamo tantissimi esempi che ci sono rimasti, però di libri ne abbiamo tantissimi, no? Quindi l'arte decorativa medievale ci ha fatto capire molto su quello che facevano in quel periodo storico, no? Perché abbiamo tantissimi esempi di libri, quindi è una cosa veramente importante fermarci ai tesori che nascondiamo e abbiamo disponibili per tutti nelle nostre biblioteche, no? Quindi queste due figure erano, diciamo, separate, però ultimamente, per forza di cose, si è dovuti andare incontro per chi ama quel genere, cercare di farle assieme. O hai un grande amico che sa quel lavoro, ma ce ne pochissimi, no? Che sappiano che cos'è la miniatura. E quindi plauso massimo a Marco, che è uno dei pochi che si diletta, diciamo, bene nei due campi, Punta a no? Quindi, punta. ecco. Grazie, E quindi, diciamo, no, grazie. è la verità. E quindi, però, appunto, per me, fino a, diciamo, 20-30 anni fa, l'arte vera era quindi quella che abbiamo visto con lui. Però poi guardando tante opere di artisti moderni, di calligrafi moderni, mi sono reso conto che l'arte calligrafica poteva diventare anche arte moderna, addirittura sconfinare nell'astrattismo puro, no? Ci ho messo tanti anni a capirlo perché non ero così convinto. Però poi col tempo ho visto grandi calligrafi, ho frequentato dei corsi di grandissimi calligrafi e mi sono convinto definitivamente che l'arte calligrafica moderna poteva, diciamo, assurgere anche questa qui, come elemento, artistico puro. Solo che a quel punto mi sono trovato sinceramente a corto di strumenti, no? Perché per fare, questi segni che dicevo che sono i mattoni principali della calligrafia, quando io lo vado a fare con, uno strumento formale, che può essere il calamo, oppure ci sono delle penne che si chiamano automatic pen, che sono due elementi metallici contrapposti che fanno un segno molto puro e preciso. Cioè, non so come dire, io mi trovo sempre ad avere poi dei quadri, io li definisco scolastici, cioè se sei molto bravo viene un bel lavoro, ma è scolastico, sostanzialmente è talmente preciso che lo trovo bruttino, nel senso che io non ho bisogno di fare il bel compitino. Cioè, l'arte moderna calligrafica deve derivare da forme sedimentate, fatte bene, ma se ho degli strumenti un po' strani, cioè posso arrivare ad avere delle cose secondo me molto belle, che se volete ve ne faccio vedere una qua, se la trovo. Aspettate un attimo, vediamo se la becco. Sono curioso, Lo siamo tutti. Devo solo trovarla perché non mi sono segnato le cose, mi è Ernesto, stai venuto sfogliando il un tuo libro, giusto? po'. Sì, questo. Intanto Bello, facciamo prendiamolo, vedere intanto il tuo libro, mostriamolo eccolo mentre qua. tu cerchi, ecco. Spoileriamo il libro. Evoluzione e futuro della bellezza scritta. Ok, sì. Ecco, allora vi Questo faccio ovviamente vedere. Ernesto è già disponibile, questo libro. Sì, è un libro che è uscito fra un po', fa un anno, però diciamo che vive di vita propria perché io domani, ad esempio, sarò a Busto Arsizio a presentarlo ancora una volta in una bellissima libreria, a Busto Arsizio, quindi sto ancora girando con molte presentazioni. Diciamo che ha Sei stato al incontrato. Salone del Libro, Ernesto, sei stato a Sì, Torino al Salone del Libro. la scorsa settimana sono del libro, insomma, io Capito. sono ancora qua. Quindi, come poi ti rinnovo la cosa, quando lo volete presentare a Grosseto, io ci sono volentieri. Insomma, secondo me è sempre una cosa. Magari. Io ci sono. Ecco, comunque ho trovato quello che serviva. Vediamo, vediamo. Eccolo qua. Ah, sì, meraviglioso. Ok. Allora, se guardate questo No, Aspetta non Ernesto ti che non hai sentiamo più più, Ernesto. microfono. Non sentiamo l'audio.
Non sentite l'audio? Ora sì, ti Adesso sentiamo. sì. Ora sì. Oh, forse mi ero messo davanti. Ecco, comunque si è visto, si è Sì, visto. si è visto bene. Ecco, praticamente quella cosa lì, quella lettera lì, quella L in corsiva gotica, l'ho ottenuta con uno strumento che io ho chiamato Explosive Pen. In uno dei miei esperimenti sono riuscito a fare una penna che praticamente gli strumenti inusuali a me piacciono quando io non ne ho il pieno controllo, ok? Quando hanno un'anima propria e non sempre so cosa mi combinano, io li adoro, no? Perché quando ho il controllo massimo cado nella cosa brutta che vi dicevo prima, nel senso quando hai un controllo massimo Sì. del segno, sei sempre, cioè so già cosa avviene, quindi mi scoccio e poi quel tipo di dinamicità la trovo eccezionale, anche perché non ce l'ha nessuno, perché qualcuno mi ha detto, ma perché hai inventato 800 strumenti? C'era bisogno di inventare 800 strumenti? Io ho detto, ma per me arrivare a 1000 e ci siamo quasi perché ho superato la boa degli 800, però voglio dire, sono tutti veramente molto diversi, ma mi permettono di ottenere quelle cose perché praticamente tutta la calligrafia, anche moderna, era completamente piegata su due strumenti. Adesso poi non li ho dietro perché purtroppo non sono a casa mia stasera, quindi non vi posso mostrare. Ma praticamente la calligrafia moderna si basava sui tiraline, che sono quegli strumenti che si trovavano nei set di compassi, se avete presente. Adesso vabbè, non si usa manco più il compasso, non solo non si scrive, ma non si usa più il compasso, però in tutti i set di Usa manco compassi più che cos'è? c'erano sti tiraline che possono fare delle scritte molto vibrate, oppure gli americani hanno inventato, si dice, la cola pen, ma in realtà era già una cosa che era presente in Europa 100 anni fa, ho scoperto una decina di anni fa, ed è praticamente una lamierina ripiegata a vela che genera dei tratti molto, non dico come quello che avete visto, ma qualcosa che gli assomiglia, no? Quindi ci sono spruzzi di inchiostro improvvisi, delle cose molto belle. Ecco, a quel punto il tuo segno diventa veramente interessante, diventa dinamico, vibrato, spruzzato, e quindi io sono alla spasmodica ricerca di tutto quello che mi può fare un segno diverso, perché a quel punto io prendo la mia gotica, la mia cancelleresca, tutto quello che è lo scibile degli stili occidentali, e quando li traccio con quegli strumenti ho subito delle cose molto molto belle, fino al punto di avere anche in una sola lettera una bellissima opera d'arte a volte, no? Se ti esce bene. E quindi io diciamo che quella parte lì è la cosa che mi ha reso forse un po' più famoso, ma infatti molti pensano che io più che scrivere faccia penne, ma va bene. Va bene, uguale. Ma era. Prego. Ernesto, scusami se ti interrompo, sono curiosa perché nel backstage abbiamo visto un oggetto comunissimo che insomma ritroviamo praticamente ogni volta che andiamo a comprare un capo di abbigliamento, che sia Ce lo maglia, vogliamo far camicia presentare da chi o... ce l'ha fatto vedere, Clementina? Assolutamente, perché Così tra chiamiamo noi Fiorella. c'è, Ciao Fiorella. esatto, c'è una Buonasera a tutti. bellissima e grandissima donna, Fiorella. Buonasera Ciao Fiorella, a tutti, benvenuta. grazie per l'invito. Io di fronte ai personaggi che mi hanno preceduta mi sento un microbino perché loro sono dei giganti. Io sono qui soltanto in veste di allieva perché mi sono avvicinata alla scrittura grazie a Marco ed Ettore, quindi all'associazione Il Calamo. Purtroppo un po' tardi perché mi ci sono avvicinata solo a 60 anni, una volta Non è andata in mai troppo pensione, tardi, però non è non ho mai mai troppo troppo tardi. tardi E appunto mi ed è ricollego diventata una grandissima alla passione. passione e mi ricollego proprio a questo perché c'è una domanda di Anastasia che ci dice: ma se qualcuno volesse provare, come può fare? Tenete corsi? Te come hai partecipato, insomma, come ti sei Dunque, avvicinata, Fiorella? io per fortuna ho potuto partecipare inizialmente in presenza, però dopo le prime 4-5 lezioni in cui avevamo affrontato le minuscole del corsivo inglese, è arrivato il nostro lockdown a bloccarci. Purtroppo. Però c'è stato un però. Come tante volte si dice, la tecnologia ha tanti lati negativi, ma neanche di positivi, perché guardando le varie offerte online, poiché oramai avevo iniziato questo percorso e la voglia di andare avanti era veramente tanta,
ho trovato varie offerte di corsi online e mi sono imbattuta in calligrafi veramente eccellenti come appunto Ernesto Casciato, con il quale ho avuto l'onore di frequentare un corso online di scrittura rotonda. Però devo dire la verità, chiaramente il corso in presenza ti permette una correzione più rapida degli errori, ti consente soprattutto il contatto umano, che è una cosa importantissima. Però non posso dire che il corso online non abbia funzionato, perché veramente, per come è stato impostato dal maestro Casciato, è stato un corso veramente importante che ho seguito veramente con piacere. Naturalmente ci vuole tempo per poter acquisire una certa dimestichezza, insomma, ma devo dire è stato altrettanto importante anche questo corso. Poi successivamente ho fatto un corso con Cecilia Boschi, che è un'altra calligrafa che penso Ernesto sicuramente avrà conosciuto, e ho fatto con lei un corso di corsivo inglese, perché appunto sono riuscita a finire questo alfabeto che i miei amici del Calamo hanno dovuto interrompere, e l'ho finito con lei, e quindi ho studiato anche questo stile calligrafico e mi piace molto. Tornando allo strumento di cui parlavi poco fa. Esatto. Ce l'avevo qui, ora mi è accaduto in questo momento, aspettate, vedo. Per l'appunto il pavimento è bianco e lo strumento è bianco. Mannaggia, non mi riesco a trovarlo. Vabbè, magari nel secondo intervento, se mi ricalcate la linea, appena lo trovo ve lo faccio vedere. Però è uno strumento che oggi, quando ho aperto una camicia nuova di mio marito, mi è capitato fra le mani, e la prima persona a cui ho pensato è stata appunto il maestro Casciato, perché ricordavo che lui aveva una collezione di strumenti calligrafici fatti con le cose più impensabili, e ho detto tra me e me, questo sicuramente lui l'avrà già. Tra quelli. Lo vedremo tra poco. Senti Luca, che dici? Vogliamo mostrare qualcosa, qualche video? Perché so che... Stavo per proportelo, sì, assolutamente, vedi, perché così introduciamo l'ultimo amico che abbiamo in linea. Vai, vediamoci su qualcosa. Esattamente. Che meraviglia. Allora, già in video la fermezza della mano, perché io, se vi faccio vedere le mie mani, insomma, tutto sono tranne che ferme, quindi già questo. Ma poi la precisione, no, va bene, grandissimo. E poi, Anastasia, scrivere così lentamente ti permette di pensare anche profondamente alle parole che stai tracciando. Diventa anche un esercizio del pensiero oltre che della mano. Bellissimo, è vero. Sì. In effetti vorrei precisare solo una cosa, quello è un classico corsivo inglese,
però la frase che stavo scrivendo è emblematica, perché è il nostro motto, il motto dell'associazione. Quando è stata fondata, uno dei 12 di quella sporca dozzina che vi dicevo prima tirò fuori questa massima che diceva: servire una scrittura in elegante stile è una garbata forma di rispetto verso coloro che poi leggeranno. Vestire nude parole con abiti di lusso le rende molto prezioso. Spesso c'è più magia in un tratto di penna che in un tono di voce. Quindi questo era il nostro motto. Poi diciamo che questa persona, che purtroppo oggi non c'è più, il nostro amico Vittorio Riccò, ne ha scritte altre pure che riguardavano la calligrafia, ma ora non voglio portare via tempo alla trasmissione. C'è da dire che quello che avete visto è un classico corsivo inglese. Il discorso che faceva Ernesto è molto più bello, perché la calligrafia nella fase espressiva, quindi con strumenti vari, con strumenti inventati o con attrezzi usati in maniera dinamica, si può tradurre proprio in opere d'arte, in qualcosa di particolare, capilettera strani, con spruzzi di inchiostro a destra e a sinistra, e questo la rende bella, la rende affascinante, più che il discorso dello scrivere. Francina, vogliamo invitare l'ultimo amico che ancora ci aspetta? Assolutamente. Speriamo che funzioni, perché lo vedo un po' bloccato. Ecco il punto. Vediamo un po'. Vabbè, lo aspettiamo, mentre lo aspettiamo andiamo avanti. No, però potrebbe essere carino. Sarebbe carino riunire tutte queste frasi, perché secondo me sono anche quella forma, ecco, mo ci vuole di rispetto che magari stiamo un po' perdendo, e ricordare insomma, scrivere, veramente mettere nero su bianco queste belle parole, secondo me potrebbe essere una cosa carina, dato che sì, insomma, uno dei 12 ne ha scritte tante, perché non riunirle insieme? Sì, sì, ma lo faremo sicuramente. Questo è verissimo. Verissimo, perché quando uno prende un pezzo di carta bianco dove non c'è scritto niente e sopra piano piano ci trasmette qualche cosa di sé e magari poi lo spedisce anche a un amico, sapete che cosa gli fa? Gli regala un pezzetto della sua vita. È vero. Quindi c'è più forza in un tratto di penna che in un tono di voce. Se io prendo il telefonino, chiamo l'amico per fargli gli auguri, do un tono di voce, ma se io prendo un pezzo di carta, mi metto lì per mezz'ora, inquadro, metto incentrata bene tutta la scrittura, eccetera, eccetera, una volta che lui lo riceverà, avrà un piacere sicuramente maggiore. Perché e avrà un ricordo, saprà, lì. Brava. E soprattutto è unico, è originale, è vero, non ne esistono altri. Pensate che a me prendono sempre in giro, perché dico, quasi pretendo, è brutto per dire, però quasi pretendo e mi dispiace non farlo. Quando si fa un regalo, un minimo di bigliettino, piccolo, anche auguri, buon compleanno solo. Sì, ebbene sì. Ha un valore assolutamente incommensurabile. Mi prendono in giro perché dico, ma come senza bigliettino? Ma come, il bigliettino non lo facciamo, non lo scriviamo? Bigliettino. No, ragazzi, il bigliettino ci deve essere. Anzi, è quasi più importante il biglietto del regalo. Anche perché poi si conserva, tra l'altro. Esatto, perché poi Io dico sempre una cosa, che con Facebook, con WhatsApp, con le email, si può inviare un messaggio. Se lo scrivi a mano, trasmetti un'emozione. Questa è una cosa che ci credo fermamente, su questa cosa. Comunque, lasciaci l'indirizzo di casa, dal Calamo ti invieremo un bigliettino.
Magari. Allora, una cosa che non si fa più sono anche le cartoline, mandare le cartoline. Ma quanto era bello ricevere la cartolina da qualcuno, esatto, che era stato in un posto, perché ci aveva pensato, cioè si era... il messaggio, vabbè, tu dal telefonino scrivi subito e invii, ma la cartolina significa che io ti ho pensato, ho comprato la cartolina, ho scritto, ho pensato a cosa scrivere, l'ho scritta, l'ho francobollata. No, aspetta, aspetta, quindi... hai fatto la ricerca del francobollo, perché non si trovano più. Esatto. Non si trovano più. Bisogna andare alle poste, esatto, per forza. Esatto, è un pensiero bellissimo. Fiorella, hai trovato l'oggetto misterioso? L'ha eccolo trovato. Qua. Ah, eccolo. Eccolo qua. Ah, ecco. Una clip di plastica. Un fermacamicia. Un fermacamicia, sì. Ernesto, se ci vuole raccontare come l'ha costruito. Esatto, cosa ci hai fatto con questo fermacamice? Sì, no, mi dispiace appunto solo che sono appunto fuori dalla mia residenza, quindi non ve lo posso mostrare, ma ne ho recuperati praticamente, a parte il fatto, cioè ne ho proprio uno che è ugualissimo a quello che ha Fiorella in mano adesso, e poi nelle camicie se ne trovano altri simili, e ultimamente ne ho trovati anche metallici, non so se da voi c'è. No, Tiger, non posso credere che hai utilizzato anche quelli, non è possibile. Sì, sì, no. Ma comunque per farlo, cioè io mi baso sulla costruzione che vi avevo detto prima di quelle penne che si chiamano automatic pen. Praticamente si tratta di prendere sempre due pezzi qualsiasi, in questo caso di plastica, unirli così, no? Ecco. Così mi sono messo, li unisco così, nello spazio che c'è qua l'inchiostro si annida, no? Per tensione superficiale, poi io come manico uso sempre due stecchini del gelato estivi, li incollo con un'atta, con qualsiasi altra colla, li pinzo un attimo assieme, tempo qualche minuto, e inframezzo poi fra le due parti di lamiera oppure di plastica, metto una lamierina che ha quella stessa forma così lanceolata in lamierina della Coca-Cola, perché se no lo spazio fra le due lame è troppo grande, l'inchiostro mi scappa. Se invece io metto una lamierina mi fa un po' da serbatoio, e poi a quel punto lo strumento comincia a scrivere, cioè si possono veramente fare delle cose bellissime, cioè anche sul libro... ho messo gli strumenti principali, ad esempio un classico è quella che io chiamo la bucato pen, che è quella molletta che tiene le pinze del bucato, che sfida le leggi della fisica, ma vi assicuro che fa dei lavori meravigliosi. Io praticamente in ogni posto dove vedo una molletta un po' diversa la smonto e ci faccio la penna, oppure sono andato anche a farmi fare in un mollificio degli strumenti con delle capienze di punta anche di 9 centimetri, perché comunque funziona sempre molto bene quello strumento. Però volevo solo, se mi date tempo ancora qualche minuto, volevo solo dire una cosa, perché Ettore ha detto una cosa interessante, ma volevo rimarcarla ancora, no? Quando lui ha parlato di schizzi, dinamicità della lettera e tutto questo, no? Ha aperto un po' una ferita che sgorga nella calligrafia moderna, nel senso che prima parlavate anche dei ragazzi, l'avvicinamento alla calligrafia, queste cose. Adesso per quanto riguarda la mia realtà, che è basata su Torino, non ci sono tanti problemi, perché a Torino c'è un nugolo abbastanza agguerrito di ragazzi, tra le altre cose secondo me in gambissima, no? Cioè noi abbiamo ragazzi che si avvicinano, cioè parlo di persone tra i 20 e i 30 anni o anche prima, okay? Loro si avvicinano alla calligrafia, ma una cosa che ho notato che riguarda anche persone più grandi è che vogliono fare il salto, perché io proprio nel libro dico a un certo punto ti ritrovi a volare, no? Perché quando scrivi veramente con tutto il corpo, la geometria, la calligrafia espressiva è fatta con dei gesti ampi che implicano un movimento corporeo importante, non solo del polso, della mano, delle dita, no? Hai proprio braccio, avambraccio, tutto partecipa a questa cosa. Ecco, spesso questi strumenti che ho citato
vengono visti come facili scorciatoie per fare arte, no? Ma in quel caso non è così. Difatti io, chi diciamo si applica in maniera così grossolana a questa cosa, io, beccandomi spesso anche qualche insulto, li chiamo i preti calligrafi, nel senso, ho detto: ragazzi, la calligrafia non è andare con un aspersore pieno di inchiostro sul foglio e fare degli schizzi. Ecco, fare degli schizzi non è arte. Ogni tanto qualche goccia entra nei miei lavori, però è una goccia che me lo fa lo strumento, perché io, quando so scrivere bene, lo strumento mi segue le linee di forza dinamiche che sto tracciando, ma io so cosa faccio, nel senso che ho 20 anni di pratica su quello stile, quindi la mia mano ha una sorta di memoria di forma, e quindi quella lettera verrà tutta schizzata, sporca, tutto quello che volete, ma sarà sempre chiaramente riconoscibile e ascrivibile a un determinato stile. E quindi lo schizzo me lo aggiunge lo strumento da solo, ok? Durante l'esecuzione me lo fa. E allora questa cosa si traduce anche in una bellezza che corrobora quello che sto facendo. Non è invece calligrafia espressiva fare qualche schizzetto, perché poi bisogna anche essere bravi a far, diciamo, reagire gli strumenti in una data maniera, e molti hanno delle scorciatoie che sono quelle veramente di, in qualche maniera, buttare delle gocce a caso sul foglio. Ecco, quella cosa lì sono facili scorciatoie che mi fanno sinceramente ridere, e che purtroppo vedo spesso, c'è, cioè, quel malcostume di utilizzarle molto molto spesso. Ecco, solo questa cosa, precisazione. Adesso salutiamo l'amico. Ha raggiunto Carlo, finalmente. Carlo Zanni, ciao Carlo. Qualche problema tecnico, ma alla fine ce l'hai fatta. Carlo, mi sentite? Ti sentiamo, sì, molto bene. Sì, Carlo, se sei d'accordo, mandiamo un altro video e poi ti chiediamo una cosa, ok? Ok, perfetto, aspetto. Eccoci qua. Carlo, ci racconti la tua esperienza nel Calamo? Mi sentite tutti? Ti sentiamo molto bene. Allora, la mia esperienza nel Calamo è stata bellissima. Io ho conosciuto Ettore diversi anni fa, è stato il mio primo maestro. Il mio secondo maestro è stato, ed è, Marco. E ho trovato nella scrittura una... come posso dire, una pace mia, una pace interiore. Io scrivo continuamente, scrivo tutti i giorni, ho una stanza che io ho dedicato alla mia scrittura, e mi dà tranquillità, mi dà serenità.
continuamente io chiedo i pareri sia a Ettore che a Marco su come scrivo. Ultimamente mi stanno dando dei voti abbastanza buoni, soprattutto il mio maestro Marco, e sono molto soddisfatto. E continuerò perché è fondamentale per me questa esperienza della scrittura. Mi ha fatto tantissimo piacere stasera conoscere Ernesto Casciato, perché ho sentito molto spesso parlare di lui sia da Ettore che da Marco, e mi piacerebbe, Ernesto, poterti conoscere di persona, perché credo che abbia molto da imparare da te, Ernesto. Anche te sei un grande, volentieri. Marco è come un grande Ettore, e veramente mi piacerebbe. È una cosa bellissima per me la scrittura. Non so perché non è apprezzata, ma sicuramente con il tempo lo sarà. Io vi ringrazio a tutti, anche a te Fiorella. Grazie. Che è molto brava Fiorella, attenzione. Però siamo pochi, Marco, Ettore, siamo io, te, Marco e Fiorella, capito? No. E poi crescerete, però teniamo duro. No, sicuramente sì, io, almeno io non mollo. Però Ettore, collegandomi a quello che chiedeva Anastasia prima, se qualcuno volesse avvicinarsi all'associazione Il Calamo, cosa deve fare? Ci stanno Ettore o a Marco? Intanto, se stanno lontani, io consiglierei di mettersi in contatto con Ernesto, che fa i corsi online. Bello. Sì, Fiorella ne è testimone, quindi lì veramente si apprende. Se uno sta lontano, se uno è nei pressi di Grosseto che ci può venire a trovare, noi ora dal prossimo autunno, Covid permettendo, ricominceremo a scrivere, organizzeremo dei corsi di base, però io mi ritengo sempre maestro elementare, nel senso che noi facciamo corsi di base, poi ci stanno i maestri, quelli con la M maiuscola, come Ernesto e tanti altri. Ma dove si trova notizia dei corsi che si attivate, Ettore? Come? Non si trova notizia via che attivate? Avete un sito, qualcosa? Ora stiamo progettando un sito, però abbiamo una pagina Facebook, per cui okay, la pagina si chiama Il Calamo. Il Calamo. Che si chiama Il Calamo. Sì, sì. Sulla pagina Facebook mettiamo tutte le notizie volta per volta. C'è Massimo, che stasera non è presente, che ce la cura la pagina Facebook, per cui lì si trovano tutte le... Ora stiamo meditando iniziative tipo gite alle cartiere per vedere come si fa la carta, viaggi in posti a, dove... A Torino. Ecco, a Torino. Ecco. A Torino, per esempio, Ernesto, che ha curato l'officina della scrittura presso la fabbrica della penna Aurora, e lui ci ha già invitato a visitare questo capolavoro, e lì veramente è un salto di qualità. In effetti, vi riassumo brevemente, cioè noi Il Calamo, il salto di qualità l'abbiamo fatto conoscendo Ernesto, perché io mi presentai a Torino così, andai a vedere una conferenza che aveva organizzato Ernesto a Palazzo Barolo e rimasi affascinato sia dalla conferenza che dal carattere di Ernesto, dal suo modo di porsi. E quindi ci furono tre convegni, uno sulla carta, uno sull'inchiostro, uno sulla scrittura. Il primo sulla scrittura si chiamava Scribo Ergo Sum, ti ricordi Ernesto, no? E nel secondo round, nella seconda puntata, chiamai subito Marco, dicevo vieni con me a Torino, e lui venne subito, la seconda e la terza volta, quindi abbiamo conosciuto Ernesto per bene. E tramite Ernesto poi abbiamo conosciuto una carissima amica, Paola Robbe, che iniziava, si affacciava timidamente ai corsi, a fare corsi di scrittura. L'abbiamo invitata a Grosseto e poi tramite lei abbiamo conosciuto un maestro londinese, James Farrell, che è veramente, Ernesto lo conosce, è veramente un mostro. Lui ci ha insegnato lo Spencerian, cioè un caratteristico corsivo che si è sviluppato principalmente negli Stati Uniti. Deriva da Roger Platt Spencer,
l'ideatore di questo carattere, che è elegantissimo, molto bello, ed è una scrittura a punta sottile. James, secondo me, secondo Marco e secondo chi lo conosce, è fra i più bravi al mondo nell'utilizzo della penna sottile. E grazie a Ernesto che abbiamo conosciuto questi pezzi da 90, queste persone che poi ci hanno fatto fare un salto di qualità, perché chiaramente noi possiamo insegnare la calligrafia a chi sta a zero proprio, che non ci capisce niente o che non l'ha mai fatta, e sì, a livello elementare, però poi quando si sale di grado, per esempio Ernesto conosce una serie, non lo so quanti caratteri, molto bene da insegnare, come la Beneventana, che è una calligrafia bellissima e anche difficile da interpretare, e per esempio per avere questa possibilità di imparare determinati caratteri ci vogliono i maestri a livello più alto, quindi bisogna andare nelle città come Torino, Milano, Roma, insomma, questione della vita. Però, a parte che Anastasia ci dice che, dato che lei sta a Grosseto, verrà anche lei, pensavo che oggi quasi nessuno, sa tracciare la Z o la H maiuscola. Sarebbe bello partire con progetti nelle scuole per insegnare ai ragazzi le lettere scomparse. Un percorso ludico artistico di indagine calligrafica, di farle avvicinare, fargli conoscere quest'arte, di farle avvicinare, e chissà, magari qualcuno potrebbe trovare, insomma, la sua strada e la sua aspirazione. Nelle varie gite, vabbè, io tra l'altro ho distrutto il bicchiere, rottura di vetro, entrata di moneta, speriamo. Era una fosse piena. Speriamo. No, era rimasto l'ultimo goccio, quindi okay. Non va mai sprecato il vino. E vi dicevo, tra le vostre gite vi aspetto anche ad Amalfi per visitare il Museo della Carta di Amalfi. Sicuramente. Vi aspetto, potrebbe essere anche un'occasione per incontrare. Per fare una bella gita a Cassino, no? Quella la facciamo insieme. Quella la sto organizzando, quella già la sto progettando. Già in programma. Anche perché io sarebbe un sogno. Per cui ho diversi agganci in quella zona, per cui lì ne ho parlato pure stamattina con Ernesto, lì non andrà a lungo, se si farà una gita proprio al monastero, e bello, cercheremo di vedere quanto più possibile dei vecchi codici miniati e i codici benedettini, insomma quella roba lì. A proposito di scuola, mi riallaccio un attimino, noi ci siamo proposti, però per esempio, l'iniziativa Scriveteci una lettera, no? Ci ha scritto una lettera Ernesto fuori concorso, perché ovviamente non si poteva mettere a concorso quella di Ernesto, perché era un quadro. Quello che dico io, sono venute a visitare la mostra delle insegnanti di Viareggio, di Lucca, di Grosseto non ci ha contattato nessuno. Zero assoluto. Ho invitato l'assessore alla cultura, purtroppo ci avrà avuto da fa, ma non mi ha dato questo piacere di averlo. Sono sempre molto impegnati. Sono impegnati, poi dici, vabbè, io non pretendo niente, certo. Però voglio dire, vedere un insegnante di Lucca, che parte da Lucca, viene a Grosseto, visita la mostra, poi si ferma a dormire in albergo, il giorno dopo ritorna a vedere la mostra, insomma... È qualcosa. Purtroppo, come si dice, Nemo profeta in patria, com'è? Abituati troppo bene con gli assessori, questo è il problema. Eravate abituati troppo bene con gli assessori che venivano alle vostre iniziative. Devo dire che l'assessore. C'era qualche assessore che veniva. Ma in passato. Luca, assessore alla cultura. No, la cultura no, ero altre cose, però insomma dai. Alla scuola? Alla scuola, sì. Ti occupavi della scuola? Sì. Voglio dire. E lui, sì, rispondeva a questi appelli sicuramente, però non tutti sono uguali. Ora ci piacerebbe fare qualche cosa insieme alla biblioteca, stiamo aspettando che
di organizzare qualcosa che passi poi questo strascico del Covid, perché non se ne parla, perché ora le telecamere sono concentrate sulla guerra. Vabbè, e non si parla del Covid, però pare che ancora ci sta in giro, per cui certo, pure i corsi in presenza sono un po' rischiosi. È agguato, mamma. Anastasia ci dice, ovviamente in modo simpatico e scherzoso, Grosseto sono tutti antipatici, con le dovute eccezioni. Infatti io sono oriunda, sono napoletana come qualcuno di voi. No, ma diciamo non come disse qualcuno, non siamo noi che siamo razzisti, sono loro che sono napoletani. Non so se si può dire pure per quelli di Grosseto, in ogni mondo e paese. Io ci vivo da quasi 40 anni e sinceramente ci sono sempre stato bene, ho trovato sempre un ambiente favorevole. Beh, però una cosa ve la devo far vedere, scusate un attimo. Sì. Ecco, questo è il libro che fece i bambini. Ettore, bacione. E gli abbiamo fatto pure la rilegatura. Ecco. E questo è un libro di filastrocche. Non che so meraviglia. Se si riesce a vedere. Sì, sì, sì. Sì, sì. Narrando la Maremma. Che bello. Scritto dai bambini, eh? Ah, scritto che meraviglia. Ed è venuto un bel volume che poi è stato fotocopiato e dato a tutti i bambini. Ognuno di loro c'ha questo libro. Che bello, che meraviglia. Si è fatto con la consulenza della nostra amica Michela Serragli, che si occupa delle cuciture. Ed è stata un'esperienza, Marco lo può dire, è stata un'esperienza bellissima. Ora, se da rifare, scuole, da rifare. Ci vogliono contattare. No, oddio, non fisicamente non ce la farei più, perché veramente in un'ora ci succhiavano via tutta l'energia di cui eravamo capaci. Una cosa incredibile. Poi gli dice ai bambini non interessa la calligrafia, non è vero. Ma basta presentargliela nella giusta maniera e ti finiscono, ti abbracciano, ti coinvolgono, ti fagocitano. Ma veramente una cosa assolutamente inimmaginabile. Addirittura per diversi mesi dopo che era finita questa esperienza incredibile, ma per strada, se mi incontravano da lontano, Marco, ciao. Che meraviglia. L'emozione e la vita che tanti ragazzi possono dare, che tanti bambini possono dare. Guarda, Valentina, io è la cosa più bella che riesco a ricordare. Pensa che quando abbiamo fatto fondo a tutta la storia, libro pubblicato, eccetera, eccetera, andammo in classe per salutare l'ultima volta i ragazzi. Ragazzi, vi abbiamo insegnato questo, ora volate per conto proprio. Si alzarono e mi fecero un applauso enorme. Che meraviglia. Io me ne andai via di corsa, ho ancora il groppo in gola. Ancora sì, sono appassionato. Veramente, una cosa assolutamente travolgente, veramente travolgente. Bello. Confermo anche io. La consiglierei a tante persone. Ernesto ne sa qualcosa, perché nell'officina della scrittura passeranno centinaia e centinaia di bambini. Sì, sì, ma difatti io nel mio libro, appunto, mi sono fatto un po' di esperienze in officina della scrittura e la cosa che ho capito, come diceva Marco, è che, ma poi voglio dire, purtroppo non ho potuto avere figli, però ho tanti nipoti, no? Che i miei genitori li tenevano, quindi ho frequentato molto anche i bambini, vi posso assicurare, cioè il bambino conosce il mondo con le mani, no? Quindi per loro è una cosa meravigliosa poter accedere a questa cosa qua, no? Poi, diciamo, in officina della scrittura io poi li faccio giocare con le mie cose e proprio mi ha colpito quello che hai detto, Marco. Ogni volta standing innovation finale, una cosa da farti venire la pelle d'oca, perché
perché loro capiscono che è una cosa bella, quella, cioè nella semplicità che stanno vedendo capiscono che è una grande cosa, no? E poi è divertente per loro, no? Quindi non ho mai visto un bambino in officina della scrittura andarsene via scocciato o annoiato, ecco, ma perché loro hanno ancora la capacità di emozionarsi, cosa sì, che sì, purtroppo sì. Crescendo in tanti perdono, ed è bello insomma quello che ci avete raccontato stasera, l'esperienza anche di Fiorella che alla sua giovanissima età insomma si è avvicinata a questo bellissimo mondo, e noi veramente ci auguriamo insomma che un po' la trasmissione sia servita anche per diffondere un po' il verbo sì. E che insomma la vostra attività vada avanti sempre di più. Luca, che dici? Terminiamo con ringraziando innanzitutto i nostri ospiti, anche perché siamo grazie andati poco fuori, ma fuori dall'orario, ma è stato veramente un piacere ascoltarvi. Ricordiamo gli appuntamenti. Vai Clementina. Gli ultimi penso appuntamenti di quest'anno con le rubriche di Punto Zip. Cominciamo subito con Alessandra Di Girolamo e gli amici delle emozioni, come sempre il sabato sera è dedicato alla poesia con un reading di fine stagione. Domenica appuntamento con il nostro Luca Ceccarelli, Punto Zip a tu per tu. Ospite di domenica mattina alle 11.30 Silvia Moras, programmer del Festival Le Giornate della Luce. E terminiamo con Intelligo, la filosofia in movimento, come al solito tantissimi ospiti del salotto di Stefania, filosofico di Stefania Lombardi, con i conduttori di Teledico, Vincenzo Sacco, Daniele Lupo e Antonina Nocera. Bene, questo era in pratica l'ultima notizia per questa sera, ma concedetemi ancora qualche secondo innanzitutto per ringraziare voi di questa splendida ultima puntata di quest'anno, ma soprattutto per ringraziare, fare un po' di ringraziamenti a tutti gli ospiti che ci sono stati, che mi hanno fatto compagnia durante quest'anno. A Luca Ceccarelli, che ovviamente mi ha dato la possibilità di condurre questa trasmissione, di avere una trasmissione tutta mia, Anastasia Marano che mi ha sopportato per tutto l'anno, a tutta la bellissima famiglia veramente a questo punto di Punto Zip, alla Scuola Europea Sommelier e al presidente Franco Continisio, perché insomma se non fosse stato per lui e per la scuola non avrei partecipato a Sorsi e Morsi e non avrei avuto la possibilità insomma di fare questa trasmissione, di avere questo spazio tutto mio ma anche tutto vostro. Quindi mi dispiace non poter brindare, perché purtroppo Clementina, io mi associo nei ringraziamenti a Francesco Continisio. Brindiamo noi per te, per tanti motivi, ma grazie a te Clementina, io te lo dissi subito che tu saresti stata bravissima, è la fine della stagione, te lo posso dire, sei stata grazie bravissima. Grazie mille veramente grazie a tutti. Io vi saluto, vi auguro uno splendido fine settimana, speriamo di rivederci insomma l'anno nuovo, e come al solito a tutti voi che ci seguite in diretta e che ci seguirete, vi ricordo di riempirvi di bellezza, di viaggiare, di girare, di studiare, di interessarvi, di essere curiosi e veramente di riempire i vostri occhi e la vostra anima di bellezza. Grazie a tutti e buona serata a tutti. Ciao. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao.